anche quest'anno abbiamo trovato questo presepe perché è uno spettacolo. Uno spettacolo con queste luci, poi il legno, il muschio, le case fatte a mano. Insomma, è un amore di presepe, dai. Grazie, grazie. Grazie a Televalassina. Beh, niente, le casette sono state fatte tutte a mano col polistirolo. La capanna, anche quella, è fatta tutta a mano. Il ponticello, sono stati usati dei vecchi rastrelli, forse ancora del nonno, per fare il ponticello. La scaletta, e ho trovato questo tronco con questa apertura dove dietro c'è un piccolo paesaggio, un piccolo paesino con una chiesetta e niente, un presepe normale, niente di particolare, ecco. Come niente di particolare? Prima di tutto diciamo che il fatto di essere questo presepe qui dietro con queste montagne, con la croce illuminata, e adesso che il cielo tende tra l'azzurro e il rosa, insomma è un richiamo a venire a vederlo, dai. Speriamo che qualcuno venga a vederlo, perché comunque il presepe è importante, è la nostra religione, la nostra, è importante fare il presepe e venire a vederlo e portare anche i bambini a vedere il presepe. Lo faccio appunto fuori per dare la possibilità a tutti di poterlo venire a vedere. Ecco, ma dove? Diciamo dove siamo, perché noi lo sappiamo, ma siamo a Castelmarte, in via Matteotti, in un'azienda agricola Pontigia. Per cui non è difficile da trovare, poi ci si può venire anche tranquillamente dalla piazza quasi a piedi e non c'è problema. Sì, certo, infatti, volentieri, chi viene a vederlo anche alla sera tardi, quando è illuminato, quando è acceso, molto volentieri, fa piacere. Una cosa che, come dire, mi piace di questo presepe, a parte le luci eccetera, è questo tronco. Sì, questo tronco è stato portato a casa da mio figlio, trovato nel bosco, nel fiume, e abbiamo proprio pensato subito al presepe perché è molto adatto per costruire sopra il presepe. Con questa forma ad arco. Sì, infatti, infatti. Ma il tempo come vedo che c'è una tettoia, però il vento penso che un qualche problemino l'avrà dato. Infatti il mio dramma è il vento, la neve no, perché quella poca neve che è arrivata era piacere vedere la neve sul tronco, ma il vento purtroppo è un po' un disastro, però vabbè. Abbiamo dovuto legare le case. Infatti, legare le casette, incollare le statuine, però vabbè. I gatti? Sono gli inconvenienti di fare il presepe fuori. Ah, anche i gatti, anche i gatti. L'inconveniente di fare presepe fuori, sì, però ha tutta una sua, certo, poesia. Almeno possono venire tutti a vederlo e non è, poi è bello. Insomma, è bello vedere qualcosa di Natale. È gioia, dai. Ancora sì, sì, sì. Bisogna metterci tanto lavoro, tanto impegno, però è una soddisfazione.